Terzo partito a livello nazionale, dopo Fratelli d'Italia e Partito Democratico, ma anche il primo al sud e quindi in Puglia. Il Movimento 5 Stelle ha recuperato terreno rispetto ai primi sondaggi, difendendo anche le conquiste raggiunte nell'ultima legislatura. Tra i riconfermati in Parlamento c'è l'onorevole Gianmauro Dell'Olio, già eletto nel 2018. Questa la sua analisi post-voto. Il Movimento 5 Stelle in Puglia è sempre stato molto forte e sappiamo storicamente, almeno nelle elezioni del 2018, il 50% dei parlamentari venivano da Puglia, Campania e Sicilia. Quindi la Puglia è molto forte, il movimento è molto presente. Onestamente, non sapevamo che stavamo crescendo negli ultimi giorni, onestamente non pensavamo di crescere così tanto, tanto da arrivare addirittura in Puglia a essere. Credo 4 punti o 4 punti e mezzo a seconda di Camera e Senato più su rispetto a Fratelli d'Italia. Quindi è un ottimo risultato. Direi che negli ultimi mesi il Movimento 5 Stelle diciamo, si è liberato alcuni l'hanno chiamate zavorre, io non le chiamerei zavorre, di alcune situazioni e quindi È sta rimasto andando chi ci avanti. credeva. Assolutamente. Tra gli obiettivi raggiunti dai pentastellati anche il reddito di cittadinanza, una misura ritenuta da tutelare. Il reddito di cittadinanza per noi è fondamentale, l'abbiamo creato noi, l'abbiamo voluto difendere. Riteniamo che chi pensi che il reddito di cittadinanza non va bene non abbia compreso lo spirito della legge e soprattutto non abbia guardato, e lo dico a questo punto a chi ha vinto le elezioni, che quindi si troverà a confrontarsi con questa misura. E il reddito di cittadinanza ha salvato molte persone, 1 milione secondo l'Istat, ma soprattutto non va compreso che la parte finale, la parte diciamo conclusiva del reddito di cittadinanza, che è le politiche attive del lavoro, beh, quelle devono essere messe a posto. E siccome 15 regioni su 20 sono gestite dal centrodestra, è lì che devono entrare, quindi sui centri per l'impiego.